È stato riscontrato ad Arezzo il primo caso di vaiolo delle scimmie in Toscana. Si tratta di un paziente di 35 anni rientrato da un viaggio dalle Canarie e che adesso è ricoverato nel reparto di malattie infettive dell'ospedale San Donato di Arezzo. Ma il paziente ci è stato inviato per delle lesioni sospette dal medico curante, in effetti è stato subito preso in carico al nostro ambulatorio, valutato, queste lesioni erano, eh, ricordavano effettivamente quelle viste nei giorni precedenti anche su altri pazienti che erano rientrati da questi viaggi ed è stato subito ricoverato. Dopodiché il giorno successivo, quindi parliamo di sabato mattina, abbiamo inviato tutti i tamponi richiesti dal laboratorio di virologia dello Spallanzani e ieri domenica pomeriggio ci hanno dato la conferma della positività dei tamponi per questo virus. Il paziente sta bene, devo dire non ha importanti sintomi, è tranquillo, ha le lesioni cutanee senza avere dei sintomi sistemici o segni di complicanze e che sono sostanzialmente l'andamento dei casi che stiamo vivendo in questo periodo, non solo in Italia ma anche nel resto d'Europa. Il paziente è rientrato all'aeroporto di Fiumicino il 15 di maggio. Due le persone che sono in questo momento in sorveglianza attiva per 21 giorni. Un amico che è il 35enne ha visto il giorno precedente al ricovero per un aperitivo e il medico di base. Dall'igiene pubblica le raccomandazioni in caso di sintomi: di lavarsi sempre accuratamente le mani con acqua e sapone o con soluzioni idroalcoliche e di fare molta attenzione alla comparsa dei primi sintomi che possono essere febbre, dolori muscolari. Presenza di lesioni di vescicole o altre lesioni cutanee e ingrossamento dei linfonodi. Ecco. La malattia si contrae o per contatto diretto con le lesioni oppure anche con materiali contaminati dal, eh, dall'essudato delle lesioni cutanee, quindi per esempio eh, biancheria del letto, abiti di una persona con, eh, infetta ma si contrae anche per via respiratoria, sempre ovviamente se il contatto è molto stretto, perché si trasmette tramite goccioline grandi di saliva che non, non fanno mai un lungo tragitto, quindi ci vuole un contatto viso a viso molto prolungato, quindi la diffusione non è così importante e preoccupante come lo è stata per esempio per il Covid.